Ogni anno che inizia è un momento per la gente, per la gente, per vedere un po' quali saranno le loro aspettative per il futuro. Cerchiamo stasera di capire quali saranno le aspettative degli spezzini. Per far questo non abbiamo invitato dei politici, ma abbiamo cercato di invitare degli ospiti che sono impegnati su vari fronti e ve li dico subito gli ospiti che sono, così capite. Filippo Paganini, giornalista, Stefano Sarti, ambientalista, Giorgio Bucchioni, imprenditore, Lara Ghiglioni, sindacalista. Non ho detto le vostre proprio qualifiche precise, ma ho detto le categorie perché mi interessava far capire che vorrei sapere da voi. Cosa ne pensate? Ecco, chiaro, per pensare al futuro bisogna avere un quadro del passato, aver fatto un esame sul passato. Immagino che dal vostro osservatorio l'avete fatto sicuramente tutti. Però interessa sapere cosa vi aspettate dal 2020, almeno quale priorità vi aspettate, quali sono le priorità. Poi magari entriamo in qualche tema specifico. Che poi i temi della città sappiamo tutti quali sono, ecco, dall'ospedale al porto, eccetera. Tanto, prima di iniziare, vi dico subito che Lara Ghiglioni ci lascerà qualche minuto prima per degli impegni, per cui andremo comunque avanti fino alla fine della trasmissione. Ecco, io direi subito. Partiamo da Filippo, se una tua aspettativa per questa città per il 2020, ecco. Ma sai, te me li hai un po' enunciati già te, insomma, credo che i problemi di fondo di questa città siano, ruotano sempre intorno a quelle 5-6 questioni fondamentali: l'ospedale e la sanità, si arriverà all'ospedale, l'arsenale, che sembra ci siano delle prospettive meno buie di prima, l'ambiente, il porto, ma più in generale secondo me questo 2020 ha un appuntamento fondamentale che sono le elezioni regionali, che sono un po' il banco di prova di quel sistema Totti, quel governo di centrodestra che si è imposto in regione e si è imposto anche nei più importanti comuni della nostra provincia. Questo sistema si misura di nuovo con gli elettori che daranno un giudizio su quello che è stato fatto. E da questo dipenderanno, secondo me, molte delle cose di cui stiamo parlando. Ultimo schizzo, chiamiamolo così, riguarda l'economia di questa città, perché secondo me anche il 2020 sarà l'anno in cui verificheremo se questa mutazione genetica che c'è stata nell'economia della città, per cui il mondo industriale è arretrato e si sta affermando questo terziario turistico, le Cinque Terre, eccetera, per cui è diventata una città a trazione bed and breakfast, bar e quant'altro, effettivamente ha delle prospettive, oppure tutto questo, non dico che sia stato un fuoco fatuo per carità, ma comincerà a mostrare la corda e allora forse dovremmo un po' ripensare tutti a come si è visto questo mondo. Vorrei fare un'ultima cosa, così Sì, la poi butto lì, sentiamo. nei salotti cittadini dove si discute di tante cose, si chiacchiera anche di questo spostamento, diciamo, di quei poteri impalpabili da un mondo, da istituzioni laiche, chiamiamole così, verso aggregazioni di tipo cattolico che si registrano non solo negli enti Ora, non so locali. quanti avranno capito cosa volevi dire, ecco. Vorrei spiegarlo un po'. Forse qualche addetto ai lavori, ecco, io non voglio farti dire quello evidentemente che non volevi dire, spero che abbia capito, ecco. Tu hai Sardi, capito? io ho capito, Sardi. Interessante questo ragionamento che faceva Filippo Paganini sul discorso dell'economia, perché io credo che il ragionamento sull'ambiente, che è la questione di cui io mi Ecco, occupo esatto, di volevo più, sapere.
credo che abbia diciamo, poi un retroterra anche economico e anche occupazionale, perché il 2020 probabilmente sarà l'anno, e anche nella nostra città, in cui si accentueranno ancora di più le richieste da parte dei giovani per quello che riguarda il cambiamento climatico, quello di intervenire, perché una delle cose che il 2019 ci ha lasciato, ragionando come dicevi tu sul passato e presente, è proprio stata questa volontà dei giovani di chiedere fortemente alle istituzioni, anche a livello mondiale, ricordiamo l'urlo di Greta all'ONU, no? Perché vi permettete di farci questo a noi che siamo la generazione che deve ancora venire? Quindi ecco, credo che la questione ambientale avrà un picco notevole a livello mondiale e avrà delle ripercussioni anche forti nella nostra città, perché diciamo, la maturità di questo movimento di giovani è stata anche quella di saper declinare le questioni fondamentali della nostra città come se fossero un tutt'uno con le questioni del cambiamento climatico. E allora io mi auguro che un tema importante come quello della bonifica di questo nostro golfo, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo un golfo che è ancora da bonificare, abbiamo delle colline, dei veleni che sono ancora da bonificare. Abbiamo una parte dell'area IP che è ancora da bonificare. Ecco, mi domando quanto un ragionamento di investimento sulle bonifiche, sul recupero del territorio possa dare anche posti di lavoro e quindi dare una risposta a questo grido dei giovani che ci urla forte anche per quello che riguarda la centrale Drener, che anche quella andrà bonificata nel caso in cui tutti quanti speriamo il 2021 sarà Certo che risolto. il marchio, il Golfo dei Veleni, Bisogna scrollarselo da in un dosso questa ambiente cosa, che certo. aspira a fare del Dobbiamo turismo, assolutamente fare non in macro penso che e ci sia il vogliono le massimo. azioni perché non lo puoi fare solo a parole, insomma. Bucchioni, la domanda è la stessa per tutti, cosa si aspetta nel 2020? Ecco. Ma io trovo delle contraddizioni perché il Golfo dei Veleni e abbiamo un turismo che aumenta più che in ogni altra parte della Liguria. Abbiamo una situazione dell'acqua del Golfo che è molto migliorata. Quei pochi dragaggi che sono stati fatti, purtroppo pochi, hanno migliorato anche i fondali marini. Non mi trova d'accordo quando si dice che i problemi della città sono l'ospedale e il porto, perché mentre l'ospedale è un problema serio per tutti i cittadini di Spezia, il porto è un'opportunità per molti cittadini di Spezia ed è un'opportunità anche di visibilità per la città, non solamente per chi ci opera, ma è stato dimostrato che quel spauracchio che taluni mettevano in campo dicendo il porto dissuade il turismo, non si è verificato nei fatti. Ora si tratta di vedere, e questa è l'aspettativa che ho io, che cosa succederà nel 2020. Allora mi fermo ad alcuni indicatori. Il primo è gli articoli di questi giorni e la nave Trieste che è arrivata ieri a Fincantieri. Quindi Fincantieri è un campione dell'industria italiana che a livello mondiale sta svolgendo un ruolo straordinario. Abbiamo una nautica da diporto che è un'eccellenza, anche se non è sicuramente la prima al mondo, ma è fra le prime al mondo. Abbiamo una situazione industriale che lungi dall'essere decotta sta cercando di adeguare la sua presenza sui mercati. Certamente non possiamo dimenticarci che il nostro è un paese di 60 milioni di abitanti che ha avuto uno sviluppo industriale basato sulla piccola e media industria, che rappresenta oltre il 90% delle industrie italiane. In uno scenario globale, il piccolo non è bello, che era un altro dei tanti slogan che hanno alimentato il dibattito economico in Italia. Il piccolo non è bello perché puoi cercare di arrivare solamente alle nicchie e su questo comunque siamo bravi perché le esportazioni reggono il PIL italiano. Ormai è dimostrato dalla crisi del 2007 e 2008, se non ci fossero state le esportazioni avremmo avuto dei grossi problemi. E non dimentichiamoci che per esempio Fincantieri è un'azienda che non solo lavora per il militare qui da noi, ma negli altri suoi cantieri in Italia lavora anche per l'estero e quindi è un elemento netto di No, io prima beneficio ho per il PIL. detto un problema a porto, ma probabilmente ho sbagliato nel senso che il problema magari
era il problema della Calatapaita, adesso chissà perché mi ero... Ma anche quello non è mica un problema. Lì, dice, e ho letto sui giornali qualche problemino c'è, qualche insomma, polemica e qualche problemino, qualche problemino che mi sul porto che ci fosse, c'è, ecco, investimenti, cose insomma. Non in generale, è chiaro che il porto è un'opportunità e ci mancherebbe, però c'era, poi semmai ne parliamo anche di questo milione là. Allora, intanto a me piacerebbe poter ragionare di Spezia 2020-2040, perché penso che in questo territorio i problemi che oggi insistono e che colpiscono appunto le persone, i lavoratori in questo caso, visto insomma quello che rappresento, sia dovuto ad una mancata progettualità complessiva. E dico questo pensando che anche la contrapposizione tra turismo e industria sia sbagliata, perché penso che in questo territorio sia importante e necessario che permangano entrambe come opportunità occupazionale, non solo. Penso però che entrambe abbiano delle difficoltà che provo a brevemente a riassumere. Allora, intanto, per quello che riguarda l'industria, sicuramente noi abbiamo delle nicchie, abbiamo dell'industria di alta qualità, dei fiori all'occhiello che vanno ovviamente coltivati e potenziati, attraendo anche investitori. Penso anche all'area Enel, per esempio, ma questo in generale. Quindi abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di tutta una serie di attrattive per gli investimenti, però abbiamo bisogno anche di lavoro di qualità. Il dottor Bucchioni citava Fincantieri e citava l'arrivo delle nuove navi. C'è troppo indotto. Cioè sono troppi, la percentuale tra lavoratori in appalto e lavoratori diretti è sproporzionata, con qualità del lavoro, condizioni lavorative, retribuzioni che non sono diciamo uguali, con delle disuguaglianze notevoli. Ora arriveranno migliaia di lavoratori, mille mi pare di aver capito, e non abbiamo nel frattempo pensato a come gestire per esempio i trasporti in quell'area della città. I lavoratori per l'indotto? Saranno sì, per lo più dell'indotto, e saranno lavoratori che si sposteranno per lo più da altri territori per venire nel nostro. Quindi la ricaduta occupazionale nel territorio quale sarà? Sarà poca, sarà di livello professionale medio-basso. E questi sono temi che noi dobbiamo porci anche rispetto ai percorsi formativi nel nostro territorio, perché abbiamo bisogno di occupazione per i giovani, abbiamo bisogno di occupazione di qualità, retribuita correttamente. Il turismo stagionale, che quindi non può rispondere totalmente alle esigenze occupazionali del territorio, e questa è una riflessione da fare. La destagionalizzazione del turismo è un tema da porci, ma sappiamo già che noi non possiamo accogliere il turismo di massa perché abbiamo un territorio fragile. Gli investimenti di cui parlava Stefano, anche per cercare di Stefano Sarti, anche per cercare di mettere in sicurezza il territorio, possono essere anche quelli un modo per creare occupazione di qualità. Però dovevamo già farlo, cioè noi dovevamo progettare, siamo a ricorrere sempre alle emergenze. E la difficoltà, la mancanza di progettualità in questo territorio sta e ha comportato e comporterà, e nel 2020 questi problemi, temo purtroppo, non saranno tutti risolvibili, difficoltà enormi. Quindi spero e penso e voglio che anche da questo punto di vista le organizzazioni sindacali possano avere voce in capitolo, che la progettualità di questo territorio sia di lungo respiro e non... come dire, pensata anno per anno, rincorrendo tra l'altro a volte anche il consenso elettorale, perché questo è anche un altro tema. Nella nostra città e anche in provincia, in generale, tutti ogni anno si fanno una valanga, c'è una valanga di appuntamenti culturali, poi abbiamo dei beni storici che vengono visitati. Ecco, vi chiedo se in futuro si possa pensare anche ad un'economia che derivi dalla cultura, ecco. Cioè, questo patrimonio, intanto Spezia, non so se si può, ha una sua identità, ce l'avrà una sua identità culturale o non ce l'ha, o la parola identità culturale è un termine talmente generico che non si può attribuire a nessuno, ecco. Comunque, voglio dire, di fronte a tanti beni che abbiamo sul territorio, un'economia anche su questo fronte potrebbe svilupparsi, non lo so.
Ma guarda, io credo che noi abbiamo, non vorrei essere provocatorio, ma in sostanza, per esempio, un grande museo, che è il Museo Navale. Poi il resto, insomma, è fuffa, no? Che abbiamo esaltato la città dei musei, eccetera, eccetera, ma poi sostanzialmente è poca roba. Abbiamo, secondo me, una roba molto interessante nella patria di Fausto e Aluni, con quel percorso autostradale, però bisogna anche dire la verità che per arrivare alla zona archeologica di Luni ci vuole un pattino elettrico, perché sono 8-10 chilometri, mi sembra che è stata una cosa fatta un po' così. Ma da dove? Dall'autostrada? Dall'autostrada, no? Insomma, abbastanza per arrivare. Sono 100 metri dall'autostrada. Insomma. E abbiamo dei borghi, delle zone decisamente di grande interesse, secondo me, turistico-culturale, chiamiamolo così. La progettualità che la segretaria della Camera del Lavoro diceva mancasse sul piano generale della politica economica, eccetera, eccetera, è altrettanto carente sul piano della politica culturale. Si mettono insieme varie iniziative senza nessun coordinamento e senza neppure un progetto, un'idea di quella che può essere la cultura per una città che sembra scommettere sul turismo. Quindi mi sembra che siamo sempre in una logica molto raffazzonata ed è una progettualità che manca, va detto, sia a chi oggi è al governo e sia da parte di chi è all'opposizione. Io non sento questa grande idea, queste riflessioni, questi ragionamenti, queste proposte convincenti, né da una parte né dall'altra, un po' su tutti i versanti, ma poi sul versante culturale mi sembra che siamo all'anno zero. Secondo me, diciamo, se ragioniamo come insieme del territorio e se accanto alla cultura mettiamo anche la natura, perché è stato un pensatore francese, non mi ricordo il nome, che diceva l'uomo è 100% cultura e l'uomo è 100% natura. Insomma. Quindi dobbiamo sapere che anche la natura fa parte, diciamo, del nostro essere quotidiano, del nostro essere persone su questo pianeta, quindi è importante. Cioè, se mettiamo insieme quelli che sono le potenzialità del territorio, sicuramente il Museo Navale è molto importante, ma ci sono tantissime cose. L'Uni, ma mi permetto di dire anche nella mia piccola Amelia, ci sono dei siti importantissimi. Quindi il arsenale militare. Il ragionamento è quello di vedere se riusciamo a fare un discorso complessivo sul modello culturale, sull'offerta culturale che questa città può dare e che può dare anche a questa massa di persone, che forse sono anche un po' troppe, come diceva prima Lara, che vengono con le navi passeggeri e che forse non le dobbiamo portare all'outlet di Brugnato, le dobbiamo portare forse a visitare questi posti che sono sicuramente importanti ed anche l'ambiente naturale, perché fare un ragionamento su quello che sono gli ambienti naturali. La Palmaria, stiamo discutendo della questione della Palmaria, è una questione dirimente anche per il 2020, un altro argomento che sarà secondo me fondamentale proprio anche in vista delle elezioni regionali, proprio perché la giunta regionale sulla Palmaria ha buttato una carta da 90 negativa secondo me sul tavolo. Ad esempio, allora non capisco perché non si possa anche sfruttare questa cosa. C'è il problema del riequilibrio delle Cinque Terre, devono togliere il turismo e darlo ad altri territori e quindi offrire un modello culturale diverso per quelli che vogliono visitare. Togliere il turismo sarà Insomma, lì bisogna vedere, perché poi rischi che l'ambiente naturale o anche l'ambiente antropizzato, che ha comunque degli elementi di naturalità, perché i muretti a secco sono insieme di natura e cultura, come dicevamo, rischiano poi di precipitare sia per gli eventi atmosferici, sia per questioni legate alla gestione degli animali, degli ungolati, dei cinghiali e quant'altro, ma anche per la massiccia presenza delle persone. Quindi bisognerebbe fare un ragionamento complessivo. La Val di Vara ha tantissimo da offrire dal punto di vista culturale, cioè iniziare dai territori. Sì, però non c'è un collante. Non c'è un collante, manca un'idea complessiva, come si diceva prima. Chioni.
Ma a mio modo di vedere il turismo è un'opportunità per il nostro territorio che va perseguita. Abbiamo avuto nella sfortuna del Mediterraneo la fortuna che sono venute a mancare delle destinazioni turistiche di grande importanza, a partire dalla Turchia, il Marocco, la Tunisia, per cui il turismo europeo e americano si è in parte riversato su di noi e molto di più sulla Spagna. Teniamo presente che noi oggi non siamo certamente un'eccellenza turistica, la è molto di più sia la Spagna che la Francia, per cui dobbiamo impegnarci nel concreto e non velleitaristicamente a coltivare l'aspetto turistico come attrazione e come offerta di enjoyment, perché il turista non vuole andare a vedere cose che non gli interessano e quindi bisogna trovare i meccanismi di attrazione. Recentemente mi sembra il Financial Times o una testata importante a livello mondiale propagandava, o meglio citava la Val di Vara come una delle destinazioni ambientali e turistiche più importanti, ma a livello mondiale nelle prime 10, che mi è sembrata un po' una forzatura, essendo io della Val di Vara, quindi però è una funzione pubblicitaria, promozionale, che enorme, va coltivata. Al contrario di quello che sta succedendo nelle Cinque Terre, e qui bisogna effettivamente una riflessione farla, quando sulla stampa australiana e nuova zelandese arrivava la sottolineatura di evitare di andare nelle Cinque Terre perché era un massacro, basta andare poi alle 10 alla mattina d'estate alla stazione per rendersi conto di come sia un turismo non vivibile in maniera soddisfacente. Certo. E questa è la prima cosa. Poi abbiamo una serie di interventi che devono essere coltivati, si citavano le elezioni. L'ospedale deve essere risolto, non possiamo mica continuare altri 10 anni a parlarne e a non avere l'ospedale, che tra l'altro non abbiamo più nemmeno il felettino. La questione dell'Enel, io sono favorevole al programma dell'Enel e naturalmente invece noto che in città c'è una vasta opinione contraria, particolarmente a livello politico. La terza cosa è l'arsenale. L'arsenale è un'infrastruttura importante che non è fine a se stessa, ma anche quella ha una funzione attrattiva nei confronti di una componente della flotta e quindi della marina militare che ha fatto Spezia. Dopodiché ci sono tutta una serie di altre questioni che devono essere affrontate e che vanno dai marciapiedi della città, che se uno si diverte ad andare in giro per la città vede che la gran parte sono fatti di asfalto. Ma dove si è mai vista una città turistica che ha i marciapiedi fatti con l'asfalto? Adesso poi entriamo anche su questo argomento. Intanto confermo quello che ho detto prima rispetto al turismo, al tema del turismo e dell'industria, anche rispetto all'industria della cultura, no? Perché anche la cultura può essere appunto un veicolo, assolutamente sì, per creare occupazione, per attrarre turismo e non solo. Manca anche qui una progettualità e penso che sia evidente. Io non so, magari potrò anche essere collocata tra i cosiddetti radical chic, ma se penso sia all'estate spezzina, sia alla proposta ultima, diciamo, della notte di Capodanno, insomma, non mi sembra che dal punto di vista culturale, non solo per i turisti, ma anche per i cittadini del territorio, in questi ultimi mesi, anni, sia stato offerto delle attrattive particolarmente pregiate, insomma. Credo che anche rispetto alle nostre tradizioni, a una cultura legata alla cultura appunto del mare, penso per esempio, lo leggo anche un po' al tema delle professionalità che stanno scomparendo, al tema dell'arsenale, noi potremmo con un po' di fantasia insomma inventarci anche come dire, una sorta di proposta culturale importante nella città, però mi sembra che insomma sia tutto abbastanza improvvisato. Sempre perché probabilmente c'è ancora un po' questa tendenza a pensare che con la cultura non si mangi. In realtà molte città in questi anni nel nostro paese ci hanno invece insegnato che anche questo può essere un veicolo importante, insomma, per rispondere anche a una crisi economica di altri settori. Direi di mandare subito in onda un breve filmato che abbiamo fatto, abbiamo sentito un po' di Spezzini. Proprio su questo argomento, un servizio di Gabbiani.
primi giorni del 2020, quali sono le aspettative, i sogni, le speranze per la nostra città? Allora, intanto io per natura sono ottimista e mi auguro che il 2020, anche se anno bisestile, possa portare alla città un incremento, soprattutto per quanto riguarda i giovani, che non scappino da Spezia, e soprattutto anche per il commercio, che ha un momento di difficoltà. Quali sono le cose che si aspetta per questo nuovo anno? Quelle che ogni cittadino si aspetta: lavoro, che la città offra più spazi per i giovani, che io non sono di Spezia, come si sente, ma che comunque da anni che i giovani tendono ad andare via, quindi creare qualcosa anche per loro. Sì, i giovani devono muoversi, perché se stanno fermi in casa non fanno niente, però c'è da dire che le istituzioni, se non si muovono, c'è poco da fare. Il giovane ci può mettere tutta la buona volontà del mondo, però più di così non può fare anche lui. Prima cosa il lavoro, che è il più importante per tutti noi gli stranieri. E altre cose, un po' di felicità, sai come c'è questo mondo adesso con tante cose brutte. Però ci aspettiamo che sia migliore quest'anno, poi l'economia che vada un po' meglio, ci sono tante cose. A me va bene così com'è, sono contenta di stare a Spezia. Sì, tutto sommato c'è un ambiente abbastanza tranquillo, sì. Non, a parte delle situazioni che però delle gente un po' strana, gli danno noia, non so, nella zona di Piazza Brin, un po' gli immigrati, queste storie qua. Il clima in città verso le persone straniere si può migliorare? È buono? Ci sono delle difficoltà? No, il clima è buonissimo, soprattutto qua a Spezia, è il migliore di tutto. Qui con noi stranieri ci sentiamo benissimo. Una con il lavoro, poi con la gente che sono tanto gentile con noi. No, ci troviamo proprio bene bene qua a Spezia. Siamo contenti. È da tanti anni che lei è a Spezia? Dal 91. L'ha vista cambiare molto negli ultimi anni? Sì, sì. Poi meglio, poi la marina ormai non c'è più, quindi hanno perso un po' di lavoro, questo è vero. Cosa si aspetta? Niente, che sia un po' più pulita e non ci sia tutto quel casino con i marciapiedi, queste cose qua. Anche questa piazza, pensi che è stata tanto messa, come si può dire, al bando quasi. Invece mi sembra che serve specialmente ai ragazzi che vengono qui a giocare. Quindi per il resto, anche come polizia, mi sembra che vada bene, almeno non tutte le zone. E sulle grandi questioni, diciamo, decennali, il nuovo ospedale, la questione della centrale Enel, il raddoppio della Pontremolese, questo nuovo anno porterà delle novità? Ma speriamo, perché sono anni, no, che noi continuiamo a parlare del Fellettino, della Pontremolese, del coso. Può darsi che quest'anno, insomma, mi sembra aver sentito una conferenza stampa del sindaco che era abbastanza ottimista. Il primo anno di un nuovo decennio, come vede Spezia per i prossimi 10 anni? Ci vorrebbe la palla di cristallo. Però ritornando al fatto che mi sento ottimista, speriamo bene, dai, che questi 10 anni portino almeno un miglioramento alla città che ne ha bisogno. Spero vivamente che si muova un po' qualcosa, perché oramai sia le infrastrutture che i trasporti sono veramente in una condizione brutta. Cioè, non è possibile dover aspettare mezz'ora un autobus. Quindi spero che veramente venga fatto qualcosa di nuovo. Ecco, il problema dell'infrastruttura, ora queste vicende genovesi del crollo di galleria, ponti, insomma, è tutto un po' allucinante, però ci sono anche problemi magari più piccoli. Adesso Bucchioni parlava dei marciapiedi, no? E faceva un esempio, però io non so, succederà anche a voi, per entrare e uscire dalla Spezia in certe ore del giorno è un calvario in via Carducci, ecco, oppure sulla variante Aurelia, Sazzana. Cioè, ci sono degli imbuti, cioè, ora lì non è che si tratta di fare delle grandi opere, ma una progettualità anche su queste piccole cose penso che andrebbe ripensata. Ora, la Pontremolese, poi se ne vogliamo parlare, parliamone, ecco, io so che
quando ho cominciato questo lavoro 40 anni fa, il primo servizio che il caporedattore dell'epoca era della Rosa, dice: dovevi fare un servizio, c'è un convegno sulla Pontremolese. Ecco, non è cambiato tanto da 40 anni fa. Ecco. Però questo discorso di progettare anche qualcosa di immediato per risolvere anche dei problemi, cioè, pendolari soprattutto il mattino, la sera per uscire, è un disastro. Ecco. So chi vuole, no, forse la Ghiglione che poi deve lasciare. Sì, senz'altro il tema delle infrastrutture è un tema fondamentale, anche insomma, rispetto a... all'importanza che ha dal punto di vista attrattivo il nostro territorio. È evidente, lo citava poco fa lei, quello che sta succedendo rispetto ad una fragilità e ad una situazione che riguarda, oltre insomma, al resto della Liguria, anche il nostro territorio, perché molto spesso quando ci sono fenomeni climatici importanti, anche appunto nella citata Val di Vara, in territorio periferico, ci sono numerosissimi problemi. Quindi questo sicuramente è un tema importante. Tra l'altro abbiamo presentato un progetto proprio anche per la messa in sicurezza del territorio, che vede nelle infrastrutture comunque un ruolo importante e fondamentale. Io dico la verità, siamo un po' tutti rassegnati, sia per quello che riguarda il tema della Pontremolese, ma anche purtroppo cominciamo a diventarlo anche per il tema dell'ospedale, perché più o meno sono le due grandi opere che la città aspetta da tantissimi anni. Secondo me si sottovaluta anche il collegamento, l'importanza che la Pontremolese avrà e ha, ma avrà anche in futuro, rispetto al tema del porto. E penso che rispetto a questo tema, senza campanilismi e senza diversità, differenze, diciamo, di appartenenza partitica o politica, si debba fare come territorio, insieme ai territori interessati, una grande battaglia in questo momento, perché con il tema dell'automazione del porto, con Vado, che sappiamo ha inaugurato insomma pochi giorni fa una parte di porto importante, noi rischiamo che l'importanza strategica che in questo momento riveste il nostro porto si vada un po' disperdendo, perché la Pontremolese è quel punto di congiunzione che permette il transito delle merci al nord. E se vogliamo quindi tutelare il nostro porto per come lo conosciamo oggi, un porto piccolo ma molto efficiente, noi abbiamo necessità di quella infrastruttura e non dobbiamo pensare che sia una partita ormai persa. Credo che almeno su questo tema si debba assolutamente cercare di fare quadrato e in questo momento, soprattutto perché mi pare che il Ministro delle Infrastrutture, anche rispetto a questo tema, abbia insomma, dichiarato di voler investire delle aperture. Sfruttiamo questa disponibilità perché è fondamentale per il territorio. Ecco, però non so se la sensazione, Bucchioni me lo potrà dire, mia o è che in questa città, almeno l'anno scorso, far quadrato era un termine che non è andato tanto di moda, far quadrato. Cioè tutti contro tutti, comunque sia anche chi vuole rivendicare il proprio ruolo, il proprio coltivare il proprio orticello, ma mai, a volte sono state polemiche anche abbastanza pretestuose, ora l'amministrazione avrà delle colpe e sicuramente come ne avrà una quota, ecco. Ma non si può accusare di qualsiasi errore, qualsiasi problema, non c'è mai su un argomento dice dobbiamo far quadrato, ecco. L'ospedale è una cosa da far quadrato, invece si trova sempre il modo di distinguersi in maniera capziosa, a volte mille ordini del giorno che dicono la stessa cosa, l'importante è essere su fronti diversi. Ma sono due cose diverse secondo me, perché l'ospedale è un'esigenza riconosciuta da tutti, quindi il quadrato c'è sull'esigenza e sulla volontà che si faccia. La polemica è sugli errori che sono stati fatti recentemente, che naturalmente c'è lo scaricabarile, colpa di uno e colpa dell'altro, e dovrà essere risolto. Io ho trovato a questo proposito
quella lettera di Federici molto molto ben fatta, quando ha detto smettiamola di attribuirci le colpe perché le abbiamo tutti quanti insieme e cerchiamo di lavorare per raggiungere il risultato. Sulla Pontremolese è un altro di quegli elementi su cui c'è un consenso generale rispetto alle questioni che poneva la signora Ghiglione, perché addirittura Legambiente è uscita dicendo la Pontremolese va fatta. Cioè ci si rende conto che non siamo nell'ottica della TAV di Torino, siamo in un'ottica di emarginazione di un territorio. Allora io mi preoccupo perché a Spezia c'è questa consapevolezza, dove qualcuno guarda con scetticismo e con sufficienza, ma altrove questa consapevolezza non c'è. Quest'oggi basta leggere l'articolo di Repubblica di Genova, in cui il ministro dice io tornerò a Genova perché per me la Liguria, la Liguria, la Liguria, ma si intende Genova, non si intende la Liguria. Quindi si parla di un elenco di opere che verranno fatte, ma che sono tutte tagliate sulle esigenze della centralità della Liguria. Allora mi rifaccio alla battuta iniziale di Paganini. Ci sono le elezioni, è il momento di sfruttarle. Polerà diceva prima che il sindaco ha dato ottimismo nella sua conferenza di fine anno, e ci mancherebbe altro che il sindaco non dia ottimismo. Se non la dà il sindaco, insomma, chi è che la deve dare? L'ottimismo. Però ci sono delle cose che deve fare un'amministrazione locale e ci sono delle altre cose su cui bisogna cercare di incidere sull'amministrazione regionale, visto che dal 70 abbiamo le regioni, e sull'amministrazione centrale. Quindi no, la Pontremolese non è una competenza del sindaco, ma è competenza del sindaco, così come dell'autorità portuale, così come delle categorie economiche, quindi sindacati e imprese, lottare per il riconoscimento di questa esigenza che, se non soddisfatta, porrà problemi di emarginazione del territorio. Scusa Sarti, ti aggiungo, visto che è stato introdotto anche il discorso ospedale, ecco. Sì. Ora dico, il campanilismo storico tra Sarzana e Spezia è andato un po' scemando nel corso degli anni, ecco, finiti certi personaggi siamo andati, però credo che sull'ospedale un po' questa cosa rimanga ancora in piedi e che sia un po' quello che blocca un po' tutto il meccanismo. Cioè, voglio dire, dappertutto si cerca di fare degli ospedali unici in una provincia, specialmente in una provincia di 200.000 abitanti. Pensare a una prospettiva di due ospedali, uno a 8 km di distanza dall'altro, non so quanto ci si può permettere in termini di costi, di economicità. Cioè, in Versilia fanno un ospedale, a Massa ne fanno un altro, ma ogni provincia ne ha uno, noi ne abbiamo due, ecco, a distanza di 8 km. E centro-sinistra, dico, vecchia giunta regionale, questo era l'obiettivo, cambiato giunta, la destra conferma le stesse cose. Ma non sarà che è ancora un po' in piedi sto campanismo che ognuno, ogni città qui vuole il suo ospedale, ecco. Sì, no, questo sicuramente c'è perché stato. Perché nessuno ha il coraggio poi di romperla, sta sì, cosa sicuramente per questione c'è stato, elettorale. C'è stato nel passato e forse quando fu reso poi operativo l'ospedale di Sarzana, forse andava fatta una riflessione se a quel punto lì serviva ancora il fellettino. Però il discorso è che comunque. Ma là c'erano due ASL, sì, poi dopo sono comunque, diventata sì, una. È diventata una. Comunque il discorso gira sempre intorno al fatto se questa città deve essere davvero il capoluogo della provincia che esiste sotto la forma adesso dell'elezione differita, non più popolare, ma comunque esiste sempre, quindi capoluogo di provincia, quindi è chiaro che una città capoluogo di provincia deve avere un ospedale efficiente. Quindi questo ragionamento qua forse andava fatto nel passato per evitare che si creassero i due poli. E comunque è fondamentale, come mi accodo a quello che hanno detto gli altri, la questione del fellettino è fondamentale, di un'importanza strategica, e credo che se c'è davvero la quadra, come diceva Bucchioni, bisognerebbe cominciare veramente a smetterla di fare sia le inaugurazioni fittizie che i documenti divisivi in Consiglio Comunale, ma andare tutti avanti in un unico scopo. E questo secondo me vale anche per la Pontremolese. Io concordo, insomma, devo dire che su questa vicenda della Pontremolese c'è anche un comitato
che si muove anche attraverso le regioni, la regione Liguria, la regione Emilia-Romagna, la Toscana, dove ci sono dentro tutte le forze, compreso appunto Legambiente, che ne ha fatto parte e che ha diciamo, detto la sua sul fatto che questa opera va realizzata assolutamente, è fondamentale sia per l'economia ma anche per i cittadini, per i pendolari, per coloro che... E allora credo che il momento per la Pontremolese è ora, cioè, sono tutti d'accordo a livello di governo, a livello di regione, se non c'è ora il momento dello sblocco non ci sarà mai più, per cui noi dobbiamo veramente su questo spingere fortemente perché si avvii questa cosa. La questione della mobilità, che ricordavi prima, gli ingorghi, è un'altra grande questione. La variante Aurelia, anche quella, diciamo, da ambientalisti, forse avevamo qualche perplessità quando è stata creata per i problemi che ha creato nel territorio, insomma un po' di gallerie, ci sono stati un po' di problemi anche con le case, insomma si sa che ha creato qualche problema, però oggi è un'opera che va completata anche per dare un senso generale alla viabilità cittadina e interprovinciale. Quindi a questo punto anche quello è una cosa su cui mettere l'accento. Però noi dobbiamo, oltre a questo, fare un ragionamento su un nuovo tipo di mobilità nelle città, proprio se vogliamo evitare questi ingorghi dei quali tu parlavi. Ed esempio la mobilità elettrica, la mobilità sostenibile, il discorso anche dei filobus, che è una cosa importante, no? I filobus o i bus a metano che sono stati recentemente, i filobus sono stati acquisiti dall'azienda, dovrebbero entrare in funzione dei nuovi filobus molto importanti anche dal punto di vista tecnologico. La mobilità elettrica, noi dobbiamo sempre andare di più verso una città dove il ragionamento di fare entrare attraverso meccanismi di, vettori elettrici che possono entrare nel centro città e quindi evitare che ci sia smog, rumore e quant'altro. No? Quindi questo è un ragionamento che andrebbe fatto proprio in quell'ottica che diceva prima la Ghiglione, di una prospettiva che deve essere 20-30. E anche la mobilità via mare, perché noi abbiamo questa grossa infrastruttura che è il nostro golfo, e non vedo perché noi per andare dalla Spezia a Lerici o a Porto Venere, anche in termini di spostamenti, non possiamo sfruttare questo tipo di cosa, insomma, e quindi fare un ragionamento complessivo su quello che deve essere un nuovo modello di mobilità. Filippo, ora chiaramente noi paghiamo il fatto di essere tra Liguria e Toscana proprio nel mezzo, non siamo paghiamo qualcosa. Per cui forse ci potrebbe salvare Lunezia, ecco. Ci potrebbe salvare Lunezia, senz'altro, però c'è anche da fare un ragionamento. Far quadrato, giustissimo, per carità. Però far quadrato come e su cosa? Perché secondo me Genova, per esempio, ha ottenuto moltissimo dai tempi delle Colombiadi, ha potuto fare lavori straordinari, opere straordinarie, investimenti enormi. E contrariamente a quello che è un motto genovese che dice chi non piange non tetta, cioè chi non piange non ottiene niente. In realtà, secondo me, il centro dirigente genovese è sempre riuscito a proporre i problemi, gli argomenti, i temi genovesi come temi di carattere nazionale. Noi spezzini, io sono stato tanti anni a Genova, sono spezzino, ci passo tanto tempo a Genova, mi conosco un po', abbiamo invece, ragioniamo nella logica veramente del campanile e del passo ridotto, cioè noi continuiamo a dire abbiamo bisogno di un ospedale, la Pontremolese, i comitati, le firme, ma il problema è far diventare la Pontremolese un tema di carattere nazionale per risolvere un problema infrastrutturale che si pone in questi giorni. Basta leggere i giornali cosa sta succedendo sulla linea direttissima, sulla T dell'alta velocità Milano-Napoli, con tutti i problemi che ci sono, i problemi anche della capacità, cioè della possibilità di movimentazione delle merci, ma questo non succede, perché poi il nostro centro dirigente da anni conta poco e comunque non pone mai i problemi sul tavolo nazionale, cioè li pone, ma li pone forse in termini, ripeto, di piagnisteo localistico e quindi non ha udienza.
Questo è secondo me, il grosso limite con cui noi poniamo le cose. Anche il problema dell'ospedale. Ma questo problema dell'ospedale è diventato una sorta di baruffa chiozzota tra Sarzana, Spezia. Certo, c'è stato un momento in cui c'era la teoria dei 1000 ospedali in Italia, no? Il tempo delle vacche grasse, in cui non si considerava quello che sarebbe successo poi, soprattutto sul versante dei conti pubblici, si riteneva che il welfare state, diciamo, il benessere, il welfare state dovesse arrivare alla porta di casa, e poi ci siamo accorti, ci siamo risvegliati da questo sogno. Ci siamo ritrovati in un incubo in cui si sono chiusi gli ospedali, però c'è un esempio accanto a noi, la Regione Toscana, che a quanto pare è riuscita a fare questa operazione molto meglio. Tra l'altro, sottolineo, proprio impostandola con una logica nazionale, anche sul tema della sanità. La Ghiglione, un'ultima domanda che poi deve andare. Dopo possiamo parlare male dei sindacati, finalmente. Dopo sì, appena va via. Dovete farlo prima, adesso non è più politicamente corretto. Avevamo proprio questo momento. Ecco, la percezione che ha lei del lavoro alla Spezia, no? Sì. Ci sono degli indicatori, dicono che c'è una lieve ripresa dell'occupazione, c'è chi dice di no, ecco, voi allora, che sensazione avete? Gli indicatori vanno analizzati molto bene. Aumentano i posti di lavoro, ma diminuiscono, come è il trend nazionale, le ore lavorate. Questo significa che aumentano i part-time, aumenta il lavoro precario, il cosiddetto lavoro flessibile, e soprattutto si verifica nel nostro territorio, come altrove, proprio anche per una diminuzione di quantità di ore lavorate, il cosiddetto fenomeno del lavoro povero, ovvero negli ultimi decenni lavorare non è garanzia di vita dignitosa, di uscire anche dal pericolo povertà. E questo sicuramente è un tema fortemente legato anche al tema della professionalità, della formazione. Rispetto a questo, tra qualche anno noi ci scontreremo, anche se dovrebbe essere un'opportunità, con il tema delle nuove tecnologie, che sicuramente andranno ad abbattere e a, come dire, ad incidere fortemente sulle basse professionalità. Questo territorio... Ma già succede oggi, però diciamo che rispetto ad altre realtà, forse anche perché abbiamo un tipo di produzione particolare, soprattutto riferita ad alcuni ambiti, che sono quello ovviamente della difesa, armiero, nautica, però è possibile, anzi sicuramente accadrà, che anche in quegli ambiti ci sarà una forte spinta all'utilizzo delle nuove tecnologie. Noi questi temi dobbiamo riuscire a trattarli in anticipo, proprio per evitare che l'utilizzo delle nuove tecnologie in qualche maniera determini una diminuzione di occupazione, e poi porci il problema dei giovani, che è un problema importantissimo in questo territorio. Ci sono pochissime opportunità, poche opportunità, tant'è vero che il fenomeno anche dei bed and breakfast che nascono in maniera così preponderante sono anche causati dal fatto che sono un'opportunità per chi non ha la possibilità di trovare anche altro lavoro, no? Quindi i giovani che affittano la casa magari dei nonni, perché ovviamente anche rispetto anche a percorsi di studio, perché molti ragazzi giovani che non riescono a trovare lavoro hanno anche un livello di scolarizzazione medio-alta. Questi appunto sono temi fondamentali che il territorio si deve porre, anche facendo una programmazione rispetto alla formazione importante. Noi ad esempio abbiamo l'ITS, che è una grande opportunità, è poco conosciuto, poco sponsorizzato, diciamo così, può spiegare cosa che è una formazione post, diciamo, secondaria di secondo grado, che è nel territorio, visto che abbiamo una offerta formativa universitaria di nicchia, però molto, diciamo,
minima, no? Rispetto, abbiamo però questa grande opportunità e tra l'altro gli indici rivelano che molti giovani che scelgono l'ITS hanno poi una possibilità importante di trovare occupazione nel territorio. Quindi necessita questo tema grande attenzione, non solo rispetto appunto al cercare di creare lavoro qualitativamente alto, ma anche a indirizzare i percorsi di studio rispetto anche al fabbisogno del territorio, che è un elemento che è mancato a lungo. Noi abbiamo in questi ultimi decenni visto moltissimi corsi di formazione professionali che magari andavano a formare figure come estetiste, fornai, no? Quindi artigianato, più riferito all'artigianato, e poi magari siamo carenti di professionalità che invece sono assolutamente necessarie. Sì, ma che le scuole spezzine comunque con delle grandi aziende tipo San Lorenzo erano qua i presidi, stanno già lavorando insieme per formare. San Lorenzo sta facendo un lavoro importante da questo punto di vista, però non può essere lasciato la volontà e l'illuminazione di un imprenditore, insomma, il tema della formazione. Ben venga, è una cosa importante, lasciamoglielo. È necessaria una regia istituzionale da questo punto di vista, insomma. Sì, ben vengano anche lì. Noi abbiamo fatto l'esperienza del Cisita, che ha 36-37 anni, e positiva, che è stata la creazione di Pozzoli all'epoca, e quindi di Confindustria, che ha dato splendidi risultati e che è alla base anche dell'ITS, che è un istituto tecnico superiore che in Italia non c'era e che è stato voluto, con l'appoggio del governo all'epoca, da parte di Finmeccanica e di Fincantieri, due grandi aziende statali, due campioni industriali italiani che hanno avvertito la carenza della formazione di tecnici superiori. E si è riusciti anche a Spezia a fare questo ITS che ha il corso mirato per il settore navalmeccanico e che dà grandi risultati, perché anche il discorso fatto di Fincantieri dei 1000 in più, e questi sono mica tutti col computer, sono gente che deve lavorare, cioè è una lavorazione che è sì programmabile, ma non è automatizzabile, quella della costruzione delle navi. Quindi c'è necessità di manodopera anche di ma questa ITS è stata una scelta di 5-6 anni fa, mi sembra di ricordare, di grande successo. Su questo discorso del lavoro, cosa vuoi dire? No, io continuo a connettere e insieme. E sul porto anche, perché sì, poi quando parliamo di lavoro in questa città parliamo di queste grandi aziende, parliamo anche del porto. Sì, no, La realtà delle aziende come è stata presentata è importante che ci sia, che vada avanti e che ci sia anche questo sviluppo tecnologico della formazione. E io credo che la questione ambiente è una questione che proprio per la sua natura deve avere dei requisiti di formazione e di professionalità di un certo livello, se vogliamo competere con chi ha fatto dell'ambiente una questione fondamentale per la loro economia. Penso alla Germania, ma penso anche alla Cina, che sta ripensando anche tutto il suo modello di sviluppo in termini ambientali, proprio perché uno sviluppo eccessivamente quantitativo ha generato i problemi. Pechino con la gente con le mascherine, sospensione delle industrie quando c'erano le Olimpiadi, perché sennò gli atleti andavano sotto zero. Insomma. E quindi credo che questo aspetto sia fondamentale per proprio dare una svolta a questo territorio. Quindi sarebbe importante anche che le questioni legate all'ambiente diventassero un argomento anche di professionalizzazione di un ceto giovanile che credo sia molto interessata a questo fattore ambientale. E da questo punto di vista, ritorno, la questione del mare è fondamentale nel nostro territorio, nel nostro golfo. È vero, come diceva Buchioni, che c'è sicuramente stato un miglioramento, proprio perché la rete fognaria cittadina si è evoluta, abbiamo fatto dei lavori, i depuratori si sono adeguati e quant'altro, però c'è ancora molto da fare per rendere questo nostro golfo bellissimo ancora di più, fruibile e spendibile.
E dal punto di vista del porto il ragionamento è che mi pare che ci sia un'incertezza che sia legata più a fattori di carattere, come dire, di strategie economiche a livello globale che non a questioni legate strettamente, diciamo, al campanilismo del territorio, come diceva prima Paganini. Cioè, i grandi investitori, i grandi coloro che sono adesso, diciamo, ad operare all'interno dell'area portuale, vogliono continuare, diciamo, a considerare strategico questo asse oppure si vogliono ritirare? Dal mio punto di vista, che ambientale, noi abbiamo sempre detto che ci vuole un contenimento, proprio per il fatto che comunque questo è un golfo che più di tanto non può offrire dal punto di vista degli spazi, no? Non siamo in un territorio, diciamo, che si può permettere a dismisura di allargare gli spazi, perché andremo ad alterare in maniera significativa le cose. Però mi pare che adesso c'è un problema che riguarda chi ha le redini in mano di questi interventi a livello portuale. La Consip vuole veramente continuare a stare alla Spezia o vuole andare via? Perché hanno la strada spianata. Noi ci siamo opposti al piano regolatore portuale che fece il dottor Bucchioni come presidente dell'autorità portuale, lo sa benissimo che erano visioni contrapposte, la nostra è quella dell'autorità portuale. Però adesso questa roba è legge, quindi come diceva Frankenstein Junior. Sì, ma si poi può il problema, fare, no? Cos'è? Il problema perché adesso non lo fanno in questo momento? Perché non lo fanno? Quindi secondo me c'è anche da interrogarsi su queste vicende. Insomma, quanto poi, voglio dire, siano veramente un volano di sviluppo o che invece possano diventare, da quella grande opportunità che erano per alcuni, invece un tappo di bottiglia per questa città che potrebbe rivolgere il suo sguardo verso altri ragionamenti, insomma. E quindi la domanda, appunto, sul porto è questa: quale sarà il futuro di questo porto? Lo dico da ambientalista, ma lo dico anche da cittadino spendino. Il futuro, insomma, è stato disegnato, bisogna vedere gli operatori se vogliono avanti, rimanere o no, perché hanno la strada spianata, Calata Paita, Molo Garibaldi. Calata Paita deve essere sdemanializzata, qual è il problema? Calata Paita adesso deve essere utilizzata come termine al crociere. C'è il discorso del raddoppio del Garibaldi. Bucchioni, cioè, su queste cose sicuramente gli maestro. Investimenti della Consip sul Fornelli e quindi sull'interramento della Marina del Canaletto, al quale io sono contrario, però voglio dire, hanno tutte le carte in regola per fare le cose, perché non le fanno? Ma l'oggetto della polemica di questi giorni tra Bucchioni e il sindaco è proprio su quell'interramento lì, no? Mi sembra che sia stato. Capito, ma questo no. No, è leggermente diverso. C'è un ritardo nel programma di investimenti della Consip, che però, per quanto mi consta, vanno avanti, ma che stanno sottoponendo a una verifica tecnica il progetto di ampliamento del Molo Garibaldi, perché effettivamente, siccome qui è stata rivendicata più volte la progettualità, è che la progettualità nello scenario mondiale cambia con grande velocità. E diciamo che il management Consip è cambiato ultimamente e la proprietà vuole verificare che la progettualità relativa all'ampliamento del Molo Garibaldi sia adeguata allo sviluppo dei traffici internazionali. È una verifica che non si fa in due giorni e che sta portando via forse troppi mesi rispetto alle aspettative che erano maturate in giro, ma che dovrebbe esplicitarsi a breve. Però c'è una via nazionale approvata sul Garibaldi, quindi la strada anche ambientale non è più quella l'impedimento, no? Sì, però c'è il solito problema dei dragaggi, che è il problema storico della competitività del porto di Spezia. Quello, se i dragaggi sono fatti bene. Sì, ma non è fatto bene. Noi abbiamo avuto il problema dei dragaggi perché i dragaggi sono stati fatti in una maniera indecente, quelli che sono stati fatti. Come no? C'è stato blocco del TAR del 2001. Blocco del TAR del 2001, però poi dopo si sono stati ripresi, e tant'è che abbiamo avuto un problema legato alla moria dei Mitili, quindi c'è un procedimento giudiziario in corso, come lei, dottore, sa benissimo, e quindi insomma che comunque stati c'è sto problema. Facciamoli bene, noi lo dicevamo. Dovrebbe, non mi aspetto solo guardi, che sia temporale. Dottore, quando noi dicevamo dragaggi, facciamoli con la bena idraulica, con, diciamo, l'aspirazione, non con la benna tradizionale, ci hanno sempre detto che non era possibile. Adesso sembra che invece questo tipo di tecnologia sia fattibile, per cui
Facciamoli bene, cioè io non è che sono contrario in assoluto ai dragaggi, ma ci mancherebbe altro. Però quello che è stato fatto in questi anni è anche, diciamo, una scarsa qualità dell'operazione di dragaggio, poi si è percossa contro al porto stesso, quindi non aveva nessun interesse. Non capisco perché questi sotterfugi, queste cose di fare le cose male, ma perché, insomma, no? Cioè, fatele bene, visto che avete la strada spianata per farle. Fatele, no? Filippo, delle crociere, perché è previsto un aumento del traffico crocieristico qui a Spezia, non a caso si vuole fare un terminal per le crociere. Ecco, tu cosa pensi? Che sia gente solo di passaggio, che per la città rimanga? Molte volte sulla nave hanno già dei pacchetti pronti, Spezia, vicino a Firenze, vicino a Pisa, e quindi qui si ferma qualcuno che vuole fermarsi. Funziona così, Funziona così. Ma forse il problema è proprio di chi sta a terra, che deve costruire, deve progettare, deve mettere insieme delle occasioni per tenere questa gente a Spezia. E da questo punto di vista, non lo so, la mia impressione è che no, che ci sia, a parte il trenino che gira, che mi porta a fare delle compere, poi per il resto non è che ci sia molto, insomma, non valorizziamo. Certamente noi abbiamo, ahimè, una delle attrazioni di carattere turistico e culturale a pochi chilometri: Pisa, Lucca, Firenze, le stesse cave mi dicono che hanno un grandissimo successo, li portano su a vedere le cave di Carrara, della Puane, eccetera eccetera. Oppure abbiamo le Cinque Terre, che però scoppiano. Credo che un crocierista che va nelle Cinque Terre abbia i suoi problemi per arrivare lì, per vedere qualcosa. Quindi secondo me è qui che bisogna lavorare. Per cui il discorso che faceva, noi dovremmo, secondo me, ragionare da questo punto di vista un po' come ragiona Sanremo. A Sanremo l'assessore più importante, nella provincia di Imperia, quando c'erano le province, era l'assessore al turismo e alla cultura. Perché, dato che il dottor Bucchioni poi non ha colto la mia provocazione sul fatto che l'industria locale, lui diceva adesso, sta tentando di risalire, che è un modo democristiano per dire che insomma le cose non vanno benissimo, però la realtà è questa. Stiamo puntando sul turismo, io non so se sia la carta vincente, ho qualche dubbio, però stiamo puntando sul turismo. Allora, se puntiamo sul turismo, dobbiamo far sì che i turisti, regola fondamentale, si fermino in questa città e nella nostra zona. Allora dobbiamo offrirgli effettivamente delle opportunità. Le serate estive spezzine da suicidio per chi viene da fuori, no? Li vediamo, queste mandrie di giovani turisti che si aggirano dicendo ma ci sarà qualcosa, no? Come diceva Gino Patrone, Spezia sembrava Hong Kong vista dall'alto, dalla foce, però quando si scende giù è tutto buio e l'unico locale notturno è la farmacia di turno. Però è la realtà. È cambiata la cosa. Sì, anche Vergassola diceva al banco. Ora ci sono di banco, ma te lo dice Vergassola. Ma più o meno, se non che zuppo è pan bagnato. Ma il museo lì, queste cose qui, ma il Camec, ma attraggono qualcuno. Siamo sinceri, siamo onesti, vediamo di costruire delle cose che abbiano un senso, che veramente possono essere un attrattivo. Ma il problema non è delle compagnie crocieristiche, il problema è di chi, del centro dirigente, e qui non dico solo chi governa oggi, ma chi governava ieri o aspira a governare domani, e tutte le realtà, comprese anche gli imprenditori, che facciano la loro parte, perché il fatto che in questa città non ci sia un hotel degno di questo nome, cioè un hotel a 5 stelle, che si muova, a quanto pare, un imprenditore foresto, tra virgolette, per comprare il palazzo della Banca d'Italia, nell'assoluta indifferenza di chi magari in questa città potrebbe fare delle operazioni di questo tipo. Insomma, fa capire che poi se i croceristi arrivano qui e non trovano. Va risolto assolutamente. Andiamo a chiudere perché va risolto assolutamente il problema dell'impatto ambientale delle crociere, perché non dobbiamo dimenticarci. Qualche giorno fa è arrivata la prima nave a gas, e questo è una cosa importantissima. No, della costa, perché quella della Ida era già arrivata. Era già arrivata. Sì. Comunque è una cosa importantissima, però va risolta, perché noi abbiamo
la presenza di una o due navi nel nostro golfo e nello stesso tempo i picchi delle centraline di via San Cipriano sbalzano fuori dai limiti di legge. Quindi vuol dire che un problema c'è per gli NOx. Si riferisce alle polveri, alle NOx, sia all'ossido di azoto che alle polveri. Ma soprattutto all'ossido di azoto, perché è specifico delle navi e anche del traffico, però sicuramente le navi hanno... Va risolto questo problema, perché se noi mettiamo 3-4 navi e tutte insieme, insomma, rischiamo di avere un po' più di turismo, ma avere anche un po' più non di... Non c'era l'idea di collegarle c'era la questione, a una cosa elettrica, la questione del, evitare del, quando sì, sono fermi sì, dovrebbe porto. L'autorità portuale dovrebbe... Non succederà mai. No, c'era la costruzione della cabina nella zona dell'area IP, dovrebbe poi da lì andare... verso diciamo un'elettrificazione della banchina. Però, una nave da crociera ha bisogno di 10 megawatt. Sì, sono tantissimi. Comunque ci va vicina la centrale che stanno facendo, mi sembra. Da 8, mi sembra. Da 8, sì. Comunque per fortuna che c'è Stefano Sarti, perché noi nel nostro cinismo, invece c'è lui, la nostra piccola Greta qui che ci ricorda. E quelli sono i problemi anche da affrontare. Puoi pensare. No, comunque voleva dire qualcosa. Non va data una visione così negativa, perché effettivamente i turisti girano per Spezia e io qualche volta mi diverto a interpellarli. C'è una sorta di apprezzamento abbastanza diffuso, magari lo fanno per cortesia, però c'è un apprezzamento diffuso. Devo dire che, contrariamente alle grandi polemiche che ci sono state, è apprezzata anche la piazza di Buren in Piazza Verdi, perché sono lì a fotografare tutti quanti questa piazza qui. Poi ci sono alcune attività commerciali. Sono i giapponesi questi. È il disastro. Fotografano fuori dalla stazione, fotografano le piante. La cosa strana, diciamo. Nel disastro generale del commercio a Spezia c'è una forte impatto del crocerismo, per esempio sui bar e anche sui ristoranti e sui taxi. Quindi un po' di effervescenza economica la creano. Dopodiché il crocerismo non risolve il problema di Spezia, mentre il turismo è un'opzione positiva. Teniamo presente che gli alberghi a Spezia sono tutti pieni. Dopodiché non si può pensare di fare un albergo, chiedo scusa Sarti, alla Banca d'Italia. Bisogna fare un albergo che guardi il mare. Tant'è vero la forza del Jolly, dell'ex Jolly sì, è che guarda il mare. Sì, ma noi, per esempio, su questa ma è cosa... è previsto nel piano... È previsto, sì, però sono già partite le opposizioni. Ma su questa cosa il dottore sfonda una porta aperta. Cioè, siete d'accordo che anche voi su quell'albergo lì? Ma l'albergo, perché nel disegno del Waterfront era un albergo che aveva una conformazione, anche un'edificazione che... Non era confacente a quel tipo di realtà. Un grattacielo tipo Dubai. Lo facciano in Dubai. Noi qua abbiamo bisogno di un albergo di una certa qualità, 5 stelle, come diceva Filippo Paganini, ma deve essere, diciamo, inserito in quell'ambiente, se vogliamo che il Waterfront sia una cosa, diciamo, armonica con la città. Noi abbiamo contestato del Waterfront l'edificazione del residenziale, che veniva fatto, tra l'altro, residenziale in concessione, una roba fuori dalla grazia di Dio. Cioè, e quindi spero che quella roba lì non ci sia più proposta. Anche nel momento in cui... Può tornare se viene sdemanializzato. Se viene sdemanializzato, però bisogna vedere sempre l'impatto sul suolo, di quanto tu cementifichi rispetto a quello che è esistente. Va bene, io direi di chiudere, perché se no poi divaghiamo su mille argomenti. Ne abbiamo già messi parecchi. E non abbiamo parlato del commercio, ne ha parlato per fortuna il dottor Bocchioni. Del commercio che è un tasto dolente. Allora, guarda, togliamoci subito il pensiero, parliamo commercio, piazza del mercato. Ecco, è la crisi del settore più importante è il commercio. Sì, perché tante chiusure, eccetera. Chiusure, affitta. Esatto. Basta girare per la città, non c'è altro che cartelli di affittasi e vendersi. Però anche lì forse questa logica campanilistica che ricordava prima Paganini, forse anche sulle aree commerciali, perché Santo Stefano si è fatto la sua, Sardana si è fatta la sua, Brugnato c'ha la sua. E poi è chiaro che il centro città l'errore delle terrazze, che forse, visto che c'era già un'ipercoppa molto grande a Sardana, però ecco, bisogna porre rimedio a queste cose con delle politiche diverse. In quelle città, chi è stato a Los Angeles, no? Quando vai a vedere l'Universal Studio, che ci sono quelle città fantasma,
del Far West ricostruite dove e dietro non c'è Spezia, cioè, tutti i negozi, ci sono vie intere di negozi adesso chiuse, Biso che chiude, sì. Va bene, via, insomma, abbiamo non è che, questa, che chiudiamo con questa tristezza, ecco, cioè, però ci sono, abbiamo detto, ci sono elementi di positivi, ecco, insomma, persino il sindacato, insomma, non vede poi così cupo, ecco. Grazie di tutto, grazie a voi che ci avete ascoltato, vi do appuntamento a venerdì prossimo.